Ma non ho, io non ho scritto niente. Re. Io ho finito. Poi non ho capito, ma devi fare una cosa alla volta. Io non ho capito. Cioè, come fai a dire che è semplice sta cosa? Un fiore. 30 linee. Ciao a tutti, ragazzi. Io sono Olly. E io sono Danny. E benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo insieme un'altra challenge. Ovvero quella che uno mette il foglio e disegna sulla schiena dell'altro, e l'altro va a indovinare, senza ovviamente guardare cosa ha disegnato. Dopo capirete meglio quando inizieremo a farlo, ma penso che tutti abbiate un'idea di quello che ho appena detto. Faremo 4 round a testa. Chi vincerà avrà 50 euro come primo e chi perderà invece 5. Ti spero di vincere 50. Anch'io. No, va bene, anche 5. Tanto almeno 5 euro. Però prima di iniziare a, con questa challenge, iscrivetevi al canale cliccando qua sotto la campanellina per attivare le notifiche, e alla fine, se è piaciuto il video, mettete un bel like. Ed ora iniziamo. Primo round, comincio io. Quindi adesso penso un attimo cosa disegnare. Ok, molto semplice. Semplice? Ma sei seria? Ma non ho, io non ho scritto niente. Io ho finito. Poi non ho capito, ma devi fare una cosa alla volta. Io non ho capito, ho solo capito striscia a caso io. Allora, vabbè, ormai l'hai visto. No, non si è visto, ah, adesso l'ho visto. Cioè, come fai a dire che è semplice sta cosa? Un fiore? 30 linee. Vabbè, ormai ce l'ho fatto, scusami, è un fiore. Sì, ma se tu però vuoi fare questo, non fare così. Capito, fai Io ho fatto così, no. Ho fatto così. Sembrava diverso. Non me ne frega, l'ho fatto. Questo non l'hai vinto, buona. Ma lei non ho capito niente. Aspetta, fai scrivilo però. Ora si fa con me. Ok, vai. Let's go. Allora, va bene, ce l'ho. E devi stare un più... Ok. Fatto. Aspetta, voglio provare. Ma cosa... Io faccio quello che ho capito, cioè non so cosa dirti, metra. Hai fatto solo righe ogni 2x3. Questo no, questo. No, cioè io ho sentito. Hai sentito delle linee. Era questa parte. Devi stare un po' più precisa, magari. Era questa parte, sì, ma essere precisa di all'inizio ho fatto dei cerchi. Sì, ma devi essere precisa a fare le cose. Allora anche te esprima, che cosa vuol dire? Dai, vai. Ora andiamo col secondo round. Vai. Piegati un po', però. Allora facciamo tutti due piano. Ti stai muovendo? Devi stare... Aspetta, devo scrivere! Non... Fatto. Fai vedere. Allora hai fatto, ma ho capito, ma tu ho capito, ma il tuo disegno, ma tu però fai tante linee, dobbiamo fare molti di meno, né? Non è sempre semplicissimo fare con 3 linee, né? Una casa è proprio uguale, è più una barca la tua che una casa, però. Anche io, perché se ti metti questa cosa io Alla fine era una collina, vabbè, una collina. Dopo gira il foglio e fallo così. Che cos'era? Ora andiamo col secondo round per me. Aspetta che mi preparo. Devo pensare. Penso. Sì, non è troppo difficile. Andiamo a livello. Cioè, non era difficilissimo il fiore, adesso un po' più la casa. Che già è per te, gelato. Aspetta però a partire, vai. Ma sai che sei andata velocissima. Hai fatto... No. Io sono talentissima a fare la casa. Dai, è più lenta. Grazie. Lo ripasso. Non lo sento. Non lo sento. Non sento il cosa sulla schiena. Fatto. No,
capito questo. Non si capisce quello che fai. Fai 10 linee al secondo. Ma perché è super semplice sto quadrato? Poi fai 10 linee al secondo, cioè muovi, tira fuori del coso. È vero. Ma cos'è sta roba? Ah, giù ma... che... Sì, beh, non è che sia proprio... Ti ho detto semplice. E allora tu non era se hai fatto 30.000 linee in testa. Comunque ora Dani lo rifarà perché è quello che ho fatto. Non c'è bisogno di descrizione. Vai. Ok. Fatto. Comunque devi andare più piano. E però adesso sto andando più piano del vai veloce. No, non è uguale. È uguale. È un pallone, scusa. Immagino. Io voglio fare un pallone. Non ma so non è uguale, se cos'è un po'. È un pallone. A few moments later. Allora, comunque, ricapitolando, questo è quello che ho disegnato io. Era un pallone, doveva essere un pallone. L'hai disegnato sempre un pallone. Abbiamo disegnato un po' diverso. Ma è comunque un pallone. Comunque, adesso tocca a me. Un secondo che ci penso. Ok, ce l'ho. Aspetta, non ho sentito gli ultimi cacchi, non hai cliccato troppo. Era l'ultimo. È davvero? Non è finito. Fai? Ma cos'è sta cosa sul libro? Sì. Per me, terzo round. Calca! Ma sta calcando! No, mi no, sei pure bucato il foglio! Lo sento! Sento solo il rumore della penna! Ho fatto! Ti fa vedere? È già esca la pallina! Sì, l'unica cosa che ha azzeccato è la pallina! Vabbè che... Ok! Questo qua era una racchetta con la pallina di tennis! Io pensavo fosse tennis sole, ma vabbè, dai. Almeno una cosa ho azzeccato, ma non ha senso contare! Ok, ora... Quarto round, inizierà lei, quindi penultima cosa. Aspetta, hai già iniziato? Adesso ti inizio. Rifai la prima linea. Finito. Già finito? Falla. Non è proprio... però grazie alla giri. Il gambettino e lei sì, grazie, demenza, vai a disegnare una farfalla. Ciao, a vedere da quello che disegnavo io. Hai sbagliato? Buona. Ed era semplice, non dire di no. Questo cilindro non posso. Questo non mi sembra proprio. Ma bramba c'era anche, ce l'avevo anche azzeccato. E per te era una farfalla, non hai detto. Aspetta, questo è il gambo. Ora quindi, ultimo di tutti. Quattro. Ok. Ok. Fatto. Ma che cos'è sta prendi cosa? Voglio cercare di ricordarlo. Dovrebbe essere un pettine. Alla faccia il pettine della lampada. In realtà non si è capito niente. Allora, questo era quello che ho disegnato io, che doveva per me essere un pettine. Questo quello che era di disegnare, ovvero una lampada. Adesso prendiamo i fogli che abbiamo disegnato con anche i confronti. Quindi rivediamo tutto. Allora, primo round, Demetra ha disegnato una linea, questo era quello che doveva disegnare. Lì avevi disegnato. Questo è quello che ho disegnato io e questo è quello che dovevo disegnare. Un po' diverso. Poi, secondo round, qua nessuno ha zero, tutti hanno zero punti. Una barca, più o meno, non si sa se è una barca. È un barco con ali contrario un fiore. Vabbè, e una casa. Un pallone, infatti ho un punto. Qua un punto io, zero lei, quindi 0-1. Qua tre fogli, una farfalla un po'. La non è una farfalla, poteva essere anche poi era il gambo. Ma Demetra, l'hai detto anche te che volevi disegnare? Perché era quella che vi disegnavo io! Esatto, e hai sbagliato. No, quella che sembrava, ma sembra anche un cosere. Demetra, comunque ce ne sono tre, qua ce ne sono quattro. Quindi no, è solo tre, questa non è... Demetra, dai. L'hai detto pure... Uno, due, tre. No, ma l'hai sentito anche te che hai detto che è una farfalla. Sì, ma da quello che... Ah, la gamba! Vabbè, comunque, poi qua abbiamo un pettine e una lampada. Ah no, questa è quarta, aspetta. Qua abbiamo il terzo. Allora, questo è quello che ha disegnato lei che non si sa bene. Sembra tipo una cosa quella di te. No, non quella di te, quella di ping pong. Questo era quello che doveva disegnare un libro. Queste sarebbero le scritte, ma va bene. Poi
Questo è quello che ho disegnato, che non si fosse un sole con la boh. L'unica cosa che ci ho azzeccato un po' era la pallina, che darebbe un mezzo punto, ma me l'ho risparmiato. Ma cosa mezzo? Infatti non l'ho messo, perché comunque più o meno c'è un po'. E la racchetta, vabbè. E ora quarto round, qui anche qua 0 punti, quindi 0-1. Quello che abbiamo già detto, un pettine, una lampada, 0 punti già scusa. Ma tu da dove le tirate fuori le linee? Un punto solo io. Quindi vuol dire che ho vinto io. Ah, godo! Godo! Mi faccio andare bene 5. No, 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 grazie. Mi faccio andare bene 5 adesso. Ah, ho capito, facciamo le 5 di round. Sei capito? E anche questa volta. Chi ha vinto? Io. Chi ha perso? Le però 10 euro. Sì, vabbè, solo per l'ultima sfida. E anche questa volta ho vinto io. Sono troppo forte. Non mi batti. Dipende. Comunque, speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi siate divertiti insieme a noi. Potete appunto fare anche voi questa challenge. Potete farla magari disegnando solo animali, solo oggetti, solo cibi, quello che volete. Tanto vedete che vi divertite, magari siete con amici, in generale in più tanti. Questo video appunto si conclude qui. E ciao ragazzi!